Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Che bel pubblico! Salve a tutti! Salve anche a voi a casa, amici della Sette Dischi. Ha per partire una nuova bella puntata di Cuochi e Fiamme. Voi pronti col tablet, col taccuino vecchio stile per prendere le ricette riviste e corrette alla mia giuria? Andrea Grignaffini, critico gastronomico, super sommelier, le fa tutte. Sa anche di Beautiful. Andiamo bene. Non guarda Beautiful perché il pomeriggio si studia le parti, perché la sera spacca i palchi comici di tutta Italia. Riccardo Rossi. Thank you very much. È sempre bella, ma oggi è un po' malaticcia, quindi un po' giù di tono, la nostra super blogger Chiara Masci. Grazie. Pur di stare con voi anche con la febbre. Mamma mia. Amici, vado in cucina. La febbre da Viterbo, Debora. Ciao, niente. Che bel sorriso. E da Roma, Jacopo. Piacere mio. Quattro sono le sfide su cui vi affronterete oggi. La prima non vi dà punti, però chi la vince dopo sceglie e quindi è già avvantaggiata, è velocissima e è di manualità. Panatura e cottura perfetta di una cotoletta, in questo caso senza osso, battuta, anche per problemi di tempo, sempre vitello è, avete davanti già tutto pronto, il burro chiarificato fondamentale per fare un'ottima cottura che arriva a temperature più alte senza bruciarsi. Ci tengo tanto, da quando abito a Milano ci tengo tanto a questa, Via! Allora, c'è chi la fa partendo direttamente da uovo e pan grattato. C'è chi passa anche un pochino nella farina per far tenere meglio l'uovo attaccato alla carne e sigillare, perché sigillare permette alla carne di perdere un po' meno succhi. Tu come fai? Metti la farina o no? Inizio con la farina, poi passo nell'uovo e poi nel pan grattato. Usi la farina? Sì. Debora? Metto prima la farina, poi l'uovo e poi il pan grattato. Io già ti ringrazio perché è bello vedere una concorrente che ride mentre tu sigilli. Grazie. È vero, bravo, è giusto. Perché alla fine, guarda, qua la trasformiamo in una gara, anche se siamo in famiglia. Sì. Però in realtà quando siamo a casa e si cucina è bello divertirsi, deve Ammazza. Essere il relax, non il problema da risolvere. Sì. La fai mai la cotoletta, anche se tu sei romano, hai ragione, romanista? Sono un cretino. No, perché è un piatto, no, voglio proprio essere molto buono con te oggi. Grazie, caso, è bello. Sono un deficiente, anzi ti saluto, me ne vado. No, no. Mary, che so. È buonissima e mi rendo conto, questo l'ho già detto tante volte, quanto è buono il cibo dei bambini, diciamo così, no? Perché la cotolettina è quella cosettina, ma mi voglio la fettina panata, mamma, adesso te la faccio subito. Però attenzione, no, attenzione, 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 hai detto una cosa giusta, allora, però visto che siamo partiti così ci tengo. Allora, intanto non è proprio cibo da tutti i giorni, no, nel senso che è una cosa fritta e quindi il fritto è sempre meglio, occhio al fritto. Però se fritta bene, in abbondante burro chiarificato, viene, fra virgolette, anche abbastanza asciutta. Sì. La fettina panata è fritta nell'olio. Esatto, vabbè. Nell'olio di solito di semi. Di però tanto. Mia mamma, che le faceva sempre il sabato, friggeva in una padella con pochissimo olio, poca alla volta. E io la uccidevo perché gli veniva grasso, cioè gli veniva unto. Esatto. Però più che cibo da bambini. No, è un cibo allegro, certo, buono. Piace a tutti. Tra l'altro, se voi fate caso, se vi capita qualche brutto catering dove siete stati ospitati da qualcuno, beh, così, fate caso che se arrivano poi per caso delle mini fettine panate rotonde così che le prendi con le mani, pure fredde te ne mangi 150. È buona anche fredda con il limone. E tu dici, te la metti vedere così, va, perché è proprio una cosa strepitosa. Calda no, ma se non è la cotoletta originale, magari a volte ne si vede l'orecchia d'elefante, magari super battuta, croccantissima, allora anche il limone ci sono anche stato. Una cotoletta fritta col burro no. Invece quella nell'orecchia d'elefante sì.
E poi c'è una versione anche emiliana in onore della nostra Chiara, la famosa petroniano bolognese, con formaggio e prosciutto, per arricchire leggermente. Tu sei sempre per alleggerire, vedo, sei sempre per togliere, per poi ripassata in forno? No, la friggono prima, poi mettono il formaggio, il prosciutto e poi ripassata in forno. Poi dopo un attimo fritta, poi dopo riscaldata, poi te la mangi e poi dopo c'è l'ambulanza fuori. Poi di zabaione sopra. Andiamo a vedere, dai. Tra l'altro c'è anche quella palermitana, Ricky, che c'ha il pecorino sopra. Quindi potresti fare un Roma-Palermo. Okay. Allora, pochi secondi, ci siamo? Sì. Scolate, asciugate e servite. Vi sposto questa dopo, un pizzichino di sale, teniamola in caldo, si sa mai che fra una pausa e l'altra, eh? Sì. Ah, riporti sopra il burro? Sì. Dai, dai. Stop al tempo. Stop. Su, qua. Questo è il vostro punto di atterraggio delle vostre ricette. La tolgo io. Vai. Il sale. No, 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 non importa, non importa. No, dopo. Ci interessa la frittura. Sì. E si sala solo quando si mangia. Che il sale tira fuori l'umidità della panatura e la moscia. Sono fatte bene entrambe, però toccatela. Se la toccate sentite subito. Questa. Se la toccate sentite subito. Sì, questa è meno unta. Deborah vince la prova di manualità. Stavo spegnendo il fornello. Polpette o mal tagliati? Prova di, diciamo, di tradizione. Io farei perché... una prova con la polpetta e una prova con il mal tagliati. No, una delle due. Ah. Io adoro i primi, quindi vado sicuramente sui mal tagliati. Bene. Ok, sono i mal tagliati il tema base per la prova di abilità. Maltagliati che potrebbero anche essere non solo di pasta, in realtà. Potete far voi un tipo di impasto particolare, può essere anche un altro elemento tagliato male. Qua fantasia vostra. La prova è di abilità, non di creatività, quindi non importa né la presentazione né metterci ingredienti troppo strani. Avete 30 secondi per fare la spesa e il campanello se vi dimenticate qualcosa per rientrare dentro. Se siete bravi e concentrati, questo ve lo lasciate per un mio aiuto manuale. Queste sono le regole. Pronti? Via! Allora, facciamo la pasta all'uovo classica, anzi compriamo la pasta all'uovo già stesa, quella per lasagne, così semplifico. Fagiolini cornetti, quelli verdi, due patate novelle e poi facciamo un pesto con basilico, pochissimo, un 10% di mentuccia, quella foglia rotonda, pistacchi al posto dei pinoli e usiamo il grana e poi un extravergine delicato, scorza di limone. Stop. Ti vedo. Cos'è quello? Prosciutto? Sì. Funghetti? Prosciutto? Speck? Speck. Patate? 10 minuti, via! Allora, quanti ingredienti? Tu hai una cosa in comune con lo gnaffone, sai? Lo gnaffone... Come cos'è? Lo gnaffone... È vero, no? Ancora ti conosco. Allora, lo gnaffone è un pupazzo. In realtà lo conosceranno tutti come pupazzo, sarà la miniatura del nostro Andrea Grignaffini, chiamato anche Gnaffone, che la mattina non si alza dal letto se non ha un cappuccino caldo. Bravo. E lui, anch'io sono così. Appunto, ho letto la tua scheda, sennò come faccio a sapere... E lui uguale. Assolutamente. L'unica cosa. Tu pensa che ha due cameriere, che una che gli monta la schiuma, una che fa l'espresso al momento, che poi gli versano i miscelloni. Lui non si alza proprio fisicamente, sì, sì. Capito? No, ma anche io. Deve essere con la schiuma, perché se non è con la schiuma... E chi te lo porta il cappuccino? Dipende. Un ragazzo oppure da sola. Ah, dipende. Pensavo avessi tanti fidanzati. No, no, ne ho solo uno. Sì? Io ho bisogno di una fonduta di Asiago. Anch'io volevo chiederti aiuto per una fonduta. mi fondo in due. Cos'è questo? Questo allora, è un dolce sardo. Vai, sì, metti su, latte. Allora, questo non è stagionato, è un po' difficilino, sai? Sì, ecco perché me l'hai data a me, capito te. È difficile perché quando il formaggio è stagionato va fatto andare piano piano piano. Se e qua il piano straccia. piano piano è una cosa difficile. Però grazie al cielo c'è chi ha inventato anche i mixer a immersione che spesso salvano la vita in questi casi. Con un po' di grasso si mette sempre a posto. Comunque vediamo di farla subito bene. Allora, visto che ho lasciato per ordine di campanello un attimo
Deborah da sola, tu adesso mi spieghi da solo la ricetta. Allora, praticamente prendiamo una polenta che può essere quella già cucinata del giorno prima, quindi va riutilizzata come si fa in cucina, perché in cucina non si butta mai niente. Sì, non fa il furbo, è quella stampata pronta. Stampata ad arte da voi. Si taglia a mal tagliato per, diciamo, dargli una forma un po' più carina ma nello stesso tempo rustica. Si fa dorare sulla padella senza far bruciare, sì, l'olio. Arrivo, eh? Sì, sì. E poi si impiatta. Grazie. E poi si impiatta con dei funghi e la fonduta di Asiago e con un buon prosciutto, uno speck. O nel mio caso è un prosciutto friulano un po' affumicato, il prosciutto questa di Sauris. Ah, che buono che è, stupendo, stupendo. E poi? E poi si impiatta fondue. Cos'hai, prezzemolo e timoli, vedo? Sì, sì, questo per i funghi, che più sono misti e meglio è. Sai che ti... Ah, l'hai già messi dentro? Sì. Sì, perfetto. Gli metti anche uno spicchietto d'aglio, li già lasci... Già fatto. Bravo. Beh, vengo qui così parlo vicino a te anche se sto facendo... Tu hai molto legame, come uno della nostra giuria, con tutti i piatti che sono della tradizione romanesca. Anche, carbonara, sì, sì, gricia, matriciana, come Riccardo. Qual è la tua preferita fra i grandi classici romani? Finché la potevo mangiare, la gricia. Perché finché? Perché sono diventato intollerante al latte e derivati e quindi ecco fatto. Ma perché ne mangiavi troppi? Probabilmente anche quello. Succede anche quello, se uno abusa di un elemento ne diventa intollerante. Sì, assolutamente. Infatti, sei fidanzato, più di una al giorno. Come Ricky? Non più di una al giorno, si sa. Di un chilo al giorno. Di una gricia. Di una... Occhio a quell'olio. Una gricia al giorno, togli al meglio. Spegni la fiamma, tanto ti tiene la temperatura e poi ce la rimetti sotto dopo. Allora, come la vuoi questa fondutina, Debbie? Deve essere un pochino densa. Densa? Non troppo proprio liquida liquida, sì, diciamo la fonduta. Vediamo di farla bene. Perché questo formaggio è fantastico. Però me ne deve restare un po' di formaggio. Devo? Deve restarmene un po' per grattugiarlo sopra. Hai ragione, fratello, hai ragione. Ne sto facendo troppo insieme, scusami. Tanto il formaggio ancora non c'è. Hai ragione. Due insieme così non è facile. Hai ragione. Arrivo. Grazie. Arrivo, arrivo. Vediamo un po'. Non ti preoccupare, tanto se sporco sì, è colpa mia. Allora, il latte è caldo. Ok. Meno male non l'ho fatto col formaggio dentro, se no si stracciava. Finisco io. Sono diventato intollerante anch'io. Alla grattugia sei diventato intollerante te. Alla fatica. Ok. Vediamo un po'. Arrivo anche di là, Mamma mia, è difficile sta cosa, Deborah, mi spieghi la tua ricetta mentre io faccio questa? Allora, sì, io sto facendo dei mal tagliati di pasta, diciamo. Sì. Con tartufo a speck su una fonduta di dolce sardo. Ok. Volete dire qualcosa da là? Sì. Quello che vuoi tu, i mal tagliati basta che arrivino velocemente pronti per essere mangiati, ecco. Quello è un concetto. Interessante, bel concetto. Chiara, tu dici mai mal tagliati? Oh. Allora, di solito chiedo gli hobby qua, oppure che 4 minuti non bastino a chiederteli tutti. Tu sci, fai pesca subacquea. Cucino. Poi che fai, giochi a tennis? No, facevo uno degli sport secondo me più belli al mondo, che era la pallanuoto, poi adesso... Io facevo palla a mano quindi, sì, sì. E poi viaggiare è un altro bellissimo viaggiare hobby. Con il tuo amore. Esattamente. Chi è il tuo amore? Mio amore è Daphne, che devo ringraziare per stare qui. È a merito suo perché mi hai merito scritto. Bisogna vedere, ringraziare. Aspetta tutte le prove, potrebbe diventare anche un incubo. Questo è vero. La vuoi liquida o densa? Io penso che per la polenta un po' più liquidina sia buona. Ok. Allora, che formaggio era questo? Asiago. Asiago stagionato. Quindi forse un po' di sale ci sta. Un po' di pepe ce lo vuoi? Il pepe ce lo metto dopo alla fine, però se vuoi... No, allora fai tu. Io te la faccio semplicemente un attimo ridurre. Ok. Allora, vado di là. Oh. Basta un attimo. Un altro minutino che si ritira e poi, ci siamo. Io te l'ho messo tutto. Volendo anche un po' di più ci potrebbe stare. Sì. E poi facciamo una cosa, Guarda, poi arrivo, Sì. Prendiamo un po' di burro. Il roux? No, faccio un burro manie. Fatto un po' alla mia maniera, con l'amido. Così te la lega e te la rende perfetta. Okay. Cioè si impasta il burro con l'amido, così si impermeabilizza e non fa tanti grumi.
e così la lega. Okay. Avete ancora 2 minuti e mezzo, che sono tanti, devo ancora dare la mia ricetta. Vabbè, ma guarda che a noi ci piace anche vederti lavorare così, Simone, non c'è bisogno di... Ok, ci siamo. Vai. Allora, vai. Qui ci... No, 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 basta, 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 basta. Andiamo. Va bene, va bene, la facciamo. Perché se la fai bollire si straccia, che è una bellezza. Sì. Va ripresa, va ripresa. Beh, aiuto! Grazie. Allora, chiediamo a Chiara come fai maltagliati, Chiara. Vai, Chiara. Allora, io li faccio normalmente di pasta, quindi non di polenta come sta facendo lui, c'è però con lo zafferano, le zucchine e la zucca. Sì, 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 quindi in realtà tagliati sottili sottili, passati in padella e poi saltati. È un formato di pasta che adoro perché in realtà è proprio quello del quando faccio i tortelli o la pasta fresca, tutto quello che avanza diventa maltagliato. Ho capito. Andrea, invece, dove li ordina i maltagliati più buoni del mondo? Tanti oggi mi avete anche visto lavorare, che infatti, è già un'impresa storica, quindi è una puntata che va negli annali. No, mi piace semplice, che si senta proprio la consistenza del maltagliato, magari aiutato da una piccola fondutina, ma leggera, dolce, sì, abbinata magari a un piccolo ragù di cinghiale, che magari è un po' asciutto e un po' selvatico, e quindi con 3 ingredienti che si combinano bene, semplicità, sì, e gusto. Sempre di pasta all'uovo? Sempre pasta all'uovo, sempre pasta anzi, all'uovo. Tante uova. Mentre invece, guarda, i maltagliati forse non l'ho mai ordinati, ma tutte le volte che sono arrivati l'ho sdrumati tutti quanti, sì. Sembrava un po' una puntata tra amici al mare. Amici al mare, no. Preparati! Impastate, tagliate a maltagliati la lasagna, diciamo, da pronto forno. Poi, oddio, non mi ricordo più gli ingredienti. Maltagliati. Ah, ok, le patate pelate, tagliate a dadini piccolissimi, i cornetti spuntati e tagliati a metà, vanno in acqua abbondante e salata, perché devono cuocersi 2 minuti e poi ci buttate la pasta insieme, un po', diciamo, alla genovese. Il pesto lo si fa con i pistacchi dolci sgusciati, tritati in un mixer a scatti, altrimenti si brucia il basilico e la mentuccia, un 10% di mentuccia, olio extravergine e il grana grattugiato. Il limone lo mettete soltanto quando mantecate la pasta e io la condisco a freddo, cioè scolo maltagliati, patate e cornetti con il pesto in una bacinella e lì aggiungo la scorza di limone. Stop! Guarda che lo abbiamo ripreso. Perfetto, guarda. Allora la metto subito nel piatto. Un pochino di burro freddo, certo. Un po' di formaggio nuovo. Era completamente stracciata, perché era bollita. Sì. Perfetto. Si frulla e si riprende. Devi darmi il piatto però, Sì. Impiatta velocemente. Ci ho messo anche il tartufo. Io ho bisogno di una doccia. Basta! Ok, via. Lì. Bello, belli entrambi, faticosi ma belli, mazza, leggeri anche, sì. Che belli, pensa Chiara si sta abbassando la febbre, si sta abbassando, beh. A proposito di febbre, questo è uno di quei piatti comfort che in realtà forse ti aiuterebbero. Mi piace tantissimo la patata tagliata così, a dadini piccolini, che poi hai messo anche tu nella ricetta, sì. Simo, perché dà croccantezza ed è molto buono e la fonduta va bene anche lasciata sotto, che ognuno la dosa, non amalgamata tutta insieme. Molto buona, brava. Ragazzi, veramente, guarda, ma io posso anche non giudicarli, perché basta vederli così... No, invece è importante è bella la capire vita. In entrambi c'è un salume cotto all'interno, sì. Io ho bisogno di sapere la salinità. È perfetta, è buonissima. Hai messo fondo di cottura, no? Non c'è cipolla? Sì, l'ho scolata direttamente in padella, quindi un pochino sì. Ma non c'è cipolla di fondo? Ah, no, perché non volevo coprire il tartufo, altrimenti poi... Perfetto. Che prosciutto hai usato? Ho utilizzato uno speck e non ho messo altro sale perché c'era già abbastanza sapidità, sì. Dura la vita, l'ingiuria. Che vuoi fare? Buona.
buona. Si vede così, è già lubrificata, accogliente. Lubrificata. Già si vede che è bella. E è un filo troppo ridondante, è scappata proprio nella, nel versare, un po' troppo fonduta. Il tempo è quello che è, ma il gusto totale è un bel gusto. Sì. Cambio. Giacomo, io sento il profumo degli shiitake, non capisco perché. Probabilmente nel mix dei funghettini c'era anche qualche shiitake, che è fantastico. Sono dei funghi orientali secchi, che si ammollano, tondi, carnosissimi. Io ne consiglio sempre di usarne un mezzo fungo tritato finissimo quando si fanno le cose ai funghi. È come se fosse una spinta ai funghi. Dove lo compri sto shiitake? Nel supermercato è più difficile, però in qualsiasi negozio che vende prodotti orientali lo trovi. Costa anche poco e è secco. Allora, a parte, bellissimo da vedere questo piatto, è ottimo e nonostante da vedere sembra tanto condito, in bocca è perfettamente equilibrato. Bene. Bravi. Sì, perché sembra panna ma non è. Sì. Sento che non mi piace sto piatto. Sì, lo vedo. So perché, lo vedo proprio che è uno di quei piatti che odio avvicinare. Non ci siamo. È tutto slegato, i sapori non sono decisi. Capisco. Ancora dopo tante puntate come si faccia a toppare un piatto così? È stupendo! Non lo finire! Quando fanno a gara nella spartizione è buono, eh? Sì, male. Perché effettivamente è molto ricco, anche alla vista magari anche questo... un po' troppo, ci sono anche un po' troppi funghi, però il risultato è molto più equilibrato di quanto poi possa sembrare. Il piatto tutto gusto, è molto ruffiano, però ben studiato, sono piatti voluttuosi. Mi piacciono i piatti ruffiani. 10 minuti l'hanno fatto. 10 minuti. Sì. Votate! Bravi! Bravi! Bravissimi. È una gioia. Siete partiti veramente da zero. La polenta stampata si compra anche già fatta. Avete votato Deborah, adesso votate io. So già come finisce. Non so Jacopo. Se noti la velocità. Sì, perché siete sicuri che erano bellissimi, buonissimi entrambi. Tanto da fare un doppio unplay. Bravi. Vedete che la prima prova serve? Sceglie Deborah. Allora, non ora, perché ci sono un po' di problemi. I piatti erano buoni, ma adesso dobbiamo comprare le cucine nuove. Quindi tempo di montarle e torniamo. Pubblicità. Bentornati in studio, amici di Fuoco e Fiamme. Due bravissimi e giovanissimi concorrenti hanno fatto dei maltagliati da paura. 15 pari, massimo del punteggio, però lei ha vinto la prima prova, Deborah quella di manualità, e quindi sceglie tra peperoni o cicoria. Ah. Pensa che lui, a parte anche peperoni, si usano tanto a Roma. Però l'ho mangiato ieri sera, andiamo sulla cicoria. È la cicoria il tema base per una prova di creatività. Cicoria. Questa è già sbollentata e strizzata, pronta per essere ripassata, frullata, diventare uno gnocco, può diventare qualsiasi cosa, quindi per una prova di creatività è un ottimo ingrediente. Fate la spesa per prendere tutto quello che serve a farla diventare un piatto di senso compiuto, creativo, ovviamente buono, ma dove questa resta parte principale del piatto, perché se si va fuori tema, qualche fiamma è un problema con i voti, ve lo dico. Pronti? Via! Allora, ti apro la porta, va. Grazie mille. Deborah prende ovetto di quaglia, peperoncino che piacciono tanto a Riccardo, delle belle fette alte di pane casereccio, poi pomodorino ciliegino a grappolo, sembra origano ma non lo so perché è lontanissimo. Maggiorana. Maggiorana secca, ok. Aglio, pepe e patata sembra bollita. Di qua, polpa di granchio, astice? Granchio. Granchio, senape. Avete finito? Stop! Curcuma, miele di mille fiori, la pasta fillo. Beh, ci sono degli ingredienti già creativi di suo. 10 minuti, vediamo se sono bravi come le promesse fatte finora. Via! Deborah, spara! Allora, io faccio la cicoria ripassata. Diciamo che io la cicoria la collego ad un piatto che mangio da quando ero piccola, che è l'acqua cotta, che si fa dalle mie parti. Quindi ho deciso di fare questo piatto un po' rivisitato. Non proprio dalle mie, perché è in bassa Toscana, quasi al confine. Parte dal Viterbo, parte dalla Maremma. Perfetto. Con l'ovetto? Con l'ovetto sì, sperso? Di quaglia.
di quaglia. Sì, ok. Esatto. Buona, la tagliuzzi, la metti così? Ora la metto così. Tu poi pensa vedo alla mangiabilità. Simpatica. Non è mangiabile in effetti. Però. Ah, no, non è mangiabile. Cioè, è più pensa scomoda. Sono giudici, quindi se tu gli, sì, gli faciliti il morso. È positivo. Ti ringrazio per il consiglio. Diciamo, vengono in soccorso queste. Come le cuoce, lo vedi? lo so, è pratica, però. Sembri quelli che a Milano va di moda ora la pizza, te la tagliano sotto con le forbici. Però il risultato alla fine è lo stesso. Con le forbici, però da cartoleria. Sì, è vero, eh. Vabbè. Ok. Sentivo un rumore che non mi piaceva. Ho tradito un po' le nostre origini. Nel senso che. Però creatività ci sta. Esatto. Quindi va bene. Quindi facciamo una rivisitazione di il famosissimo involtino primavera con la cicoria e la polpa di granchio. Ok. Creativo. Tu fai questo. Ta, ta, ta. Mi fermo così. Ta, ta. Fai un ventaglio tenendo ferma la punta, te lo fai tutto omogeneo. Ok. Bravo. Limone grattugiato. Limone grattugiato, cappero, cicoria e polpa quindi di amaro, granchio. Profumato. Sapido. Sapido e dolce. E io ho visto questa qui, che è l'elemento pregiato, ne metterei un po' di più. Sì, c'è sì. un sacco di cicoria, giustamente, però un pochino di più lo metterei. Okay. Che dici? Sì, serve sì. anche dopo, no? No, basta così. Allora, quindi pochi ingredienti. Vedo un formaggio fresco. Cos'è? Burrata? No, quello è yogurt greco per fare una salsina di accompagnamento. Con cosa? Con la senape? Senape. Chiara, guarda. La nostra preferita, sì, yogurt, senape e miele, agli ingredienti buone. Perfetti. Devo olio dire. Anche? No, però sì. Ci segui spesso? Sì. Si vede. C'è l'olio per friggere. Sì. Quindi fai un involtino e lo friggi e lo servi con la salsina. Esatto. Allora, preparati bene l'involtino, tanto c'è ancora un bel po' di tempo, siete piuttosto veloci. Vedo tanti ingredienti, ma alla fine le cotture non sono così lunghe, perché lui, Jacopo, appena finirà, frigge 30 secondi, un minuto, la salsina si fa a freddo, di qua siamo già in cottura, il brodo caldo poi deglasserà il tutto. A proposito Senti, di Simo, puntare... ma Deborah, che è così veloce, che fa nella vita? Io faccio... sono hostess, lavoro sui treni. Prima lavoravo sugli aerei, ora sono passata ai treni alta velocità. La mia vita è sempre di corsa. Ecco. Il tempo è prezioso. E sempre in ritardo anche? No, non posso. È impossibile, perché un secondo nei treni è vitale, quindi è impossibile. Allora, chi ti ha insegnato a cucinare a te? Sembrerà strano, ma da sola. Vedendo programmi di cucina, ho iniziato ad abbonarmi ai giornali di cucina e così. Perché i miei, diciamo, sì, gli piace cucinare, ma non sono molto appassionati. Bravo, anch'io ho iniziato così. No, mi piace. Ho letto le schede, chi è che dei due, non mi ricordo, giocava con il fornetto e faceva i dolci con i fiori? Io. Abbiamo ho una cosa in comune, sai? Ho passato la mia infanzia a fare torte di terra. Però tu eri una femminuccia, anche tu? No, no. Ah, no, perché tu pensa che una femminuccia è normale che lo faccia. Magari i miei erano un po' preoccupati, però poi alla fine hanno... Beh, alla fine che... però... Insomma, alla fine è andata bene. 5 che ridi? Che ti ridi? Guarda Simone, se ci fosse lei dietro al bar dei treni ad alta velocità, tu sì. capisci. Lei fa la hostess, non al bar. Ma ci fosse lei invece. Mangeremmo anche qualcosa di buono. Hai capito? Io no, ma su quelli nuovi mi sa che non c'è, c'è proprio la macchinetta, credo. Vero? No, c'è anche per mangiare. Vedi? C'è anche per mangiare. Dai. Ok. Che caramaci che ci fa con la cicoria? Vai. Io ci faccio delle Confuso. Polpettine di cicoria, no, con la ricotta, strano. Ricotta e cicoria, faccio delle polpette, in realtà il modo preferito rimane sempre cicoria ripassata messa sopra il purè di fave, che secondo me è una cosa meravigliosa, oppure con Pugliese. La polentina bianca. Buona. Esatto. Allora, guardi, io con la cicoria ho un ricordo meraviglioso. Stavo girando una pubblicità veramente tanto tempo fa con Dalatri, regista, e praticamente sembrava che piovesse, non piove, 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 non piove, nel frattempo arriva il pasto delle 11, che è un piccolo panino nella carta stagnola. Dalatri mi dice: Ricca, prendi due panini e mettili da parte, perché dopo te lo spiego. La giornata si imbroglia, comincia a diluviare, tutti ci vediamo domani. Quindi oltre la gioia di avere la giornata pagata pure il giorno dopo, quindi non lavorammo quel giorno, e ho detto: senti, ma quei due panini dove stanno? Dico: qui, vieni a casa mia, ci mangiamo insieme. E dentro che c'era? La cicoria con la salsiccia! La cosa più bella del mondo! Nella carta stagnola, caldini, il pane, come si dice a Roma, era ammanfito, ammanfito.
Adesso ti stupisco. Dimmi. No, sento gnaffo e poi elaboro ora mentre sento gnaffo e vado a darti una risposta dedicata. No, avrei voluto parlare anche io di cicoria con burrata, eccetera. Però in realtà la cosa singolare è che qui parliamo tutti di cicoria afferendoci alla cultura romana della cicoria, quindi cicoria selvatica, mentre già andando un po' più al nord la cicoria è un universo molto più complesso perché contempla radicchi, insalate da tagli, insalate da il cicorino, quindi cicorione. In realtà parliamo di una cosa che è un universo vastissimo. Però qua parliamo di cicoria selvatica, cioè la maragnola va bollita. Esatto, fantastica. Buona. Buonissima. Allora, metto insieme tutte le cose che ti piacciono, va bene? Allora, la cicoria la fate sbollentare, la tirate su, dopo 2-3 minuti non la fate cuocere tanto, altrimenti perde completamente tutto. La strizzate bene, la fate raffreddare e la tagliuzzate grossolanamente al coltello. La ripassate in padella con uno spicchietto d'aglio in camicia, pochissimo olio, poi vi spiego perché, poco, e una puntina di peperoncino, appena. La saltate 3 minuti che diventa un po' croccantina, si asciuga quasi e prende il sapore. Salate pochissimo. Eliminate il peperoncino e l'aglio e avete la base pronta. Poi tostate delle fettine di pane piuttosto sottili, massimo un centimetro, in forno con un goccio d'olio, in modo che diventino croccanti e dorate. Sbattete delle uova con abbondante pepe nero e pecorino romano grattugiato, come se fosse la base per una carbonara, e fate delle frittatine molto sottili, cuocendole però solo da un lato, cioè sopra lasciatele leggermente bavose, tanto con il calore poi piano piano si coagula quella parte, e poi le tagliate a quadratini. Alternerete mucchietti di cicoria, che tanto è già tagliuzzata e si mangia bene, leggermente piccantina, con questa frittatina un po' bavosa, il crostino di pane, e ci mettete anche un dadino di mozzarella, anche spezzato così con le mani, che la parte sierosa del latte va a bagnare un po' il pane, così anche il taglio è più buono. Fate solo un paio di strati, così si mangia bene. E che te lo dico, fa, se siete proprio golosi, fate tostare delle fettine di guanciale finissime e ce ne mettete una sopra. Ciao. La summa della cicoria. Ci piace a me, Jacob. Si sono bruciati un po'. L'olio, mannaggia, io, se guardi i miei programmi lo sai cosa devi fare. Ce l'hai anche qua, l'hai fatto. L'ho fatto, però l'ho fatto nel momento sbagliato. Sono salvati? No, vabbè, sono ben cotti, diciamo. Sono ben cotti. Vuoi un consiglio? Faccio un minuto e mezzo. Scalda un pochino di questo e mettiglielo accanto o sotto. Così ce l'hai. Di qua stiamo tostando dei crostini, un po' in ritardo li stiamo tostando, sì, esatto. Che dici? Sì. Confermo. Oila! Cos'è questo che viene su? Niente. Eh? Era uno scherzo. Che c'hai dentro? L'ovetto? Sì. Ah, volevi farlo in camicia? No, l'ho fatto in camicia. Però se lo fai bollire. No, è morbido dentro. Ah, brava. Ah, ce l'avevi già uno pronto. Sì. Cominciamo a impiattare, che dici? Perché tu avrai un po' di tempo, mi sa, a impiattare. Perché devo fare un altro uovo, sono in tre. No, metti quello. C'hai un minuto, eh? Ok. Beh, fai tu, però io vi tolgo i piatti, La salsina l'hai fatta bene? Adesso l'ho fatta. Come adesso la fai? Questa qui, sì. Ah, è pronta. Sì. Ti hai messo la curcuma? Sì. Io non lo posso assaggiare. No, come non lo puoi? Ah, già, giusto. Allora, vabbè, allora ho fatto bene. Va bene, fidati. Io bella portina, però buona. Qui stiamo versando, non lo sapevi questa, No. Guarda come ti guarda Ricky, Ma un po' di formaggino no, Sì, non ce l'ho negli ingredienti. Non l'ho preso. Un po' di pecorino ci stava perfetto. 2, 1, stop. Vai. L'olio, no, fondamentale. Vai. Basta. Ci hai messo un litro d'olio. No, ma va nel brodino. Sì. Effettivamente ce ne va tanto, però questo. Citazione dei vecchi tempi. Mazza. Che belli. Allora, prima posso fare una cosa in onore a tutti gli amici che mangiano questo. Fatto benissimo, tra l'altro. Mezzovetto mangiatelo, che ti fa bene oggi. Ti prendi un po' su. È buonissima. Davvero. Allora, il pane, per fortuna che hai messo un po' di acqua dopo, perché mi sembrava asciuttissimo quando lo vedevo e mi sapeva più di crostone. In realtà ottimo utilizzo della cicoria così, anche qui la patata come nella precedente prova mi piace tantissimo, messa insieme anche se non è prevista dall'acqua cotta, e l'ovetto fatto molto bene, anche se piccolissimo. Brava. In realtà troppo olio non si sente.
un piatto povero diventa ricco. Capisci? Di che romana questa, ti do una capocciata. I ricchi non sanno vivere. Questa è una citazione del conte Max. Vai, finisci? L'ultimo secondo me era un po' aiato. Sì, era uno spurgente. No, li ho tolti! Li ho tolti! No, non l'hai tolti! L'ho masticato! Guarda che fa bene, poi infatti cotto va così. Molto bene. Cioè, hai lasciato uno spicchio con la buccia. Ottimo. La cicoria si sente nel piatto? Sì. Sai, su certi gusti, anche magari qualche leggera sbavatura, l'uovo leggermente rappreso, il pane non perfettamente tostato, ma in un minutaggio così davanti alla telecamera è difficile, però quando uno ha questa esplosione di gusti, amaro, acido, la parte dolce, la parte un po' proteica dell'uovo, avvolgente in bocca, non ce n'è da dire. E anche l'olio, che ricorda un po' qualche grande cuoco col famoso giro d'olio, però anche qua sta bene. Bravo. Allora, dai, Jacopo è andato però più sul fusion, perché io ricordo che la prova è creatività, devo dirlo, per onor di cronaca. Questo involtino con dentro granchio, cicoria, scorza di limone, capperino, va tocciato, come dice la Maci, dentro la salsina fatta con yogurt greco, senape, miele di castagno, credo, comunque scuro, e un po' di curcuma. Curcuma. Allora, la salsina mi piace tantissimo e in abbinamento a questo involtino che è fatto davvero bene. Il gusto della cicoria si sente, il ripieno tagliato così sottile è ottimo anche da mangiare. L'unica cosa un po' la frittura che non è venuta perfettamente, ma lo sai anche tu, è rimasta un po' bruciacchiato e ovviamente un po' anche unto. Ma non era il momento proprio, l'olio era un po' passato, però l'idea c'è assolutamente. Girate il tavolo, io vado un attimo da Jacopo, che devo chiedermi una cosa. Non è menato. Visto che rompi le scatole per il Frascati gelato freddo. Oh. Oddio, rinasco, brindo alla tua salute, Chiara. Grazie. Alla febbre, Chiara. Appunto, alla salute, brindo. La salute che sei. Grazie. Ma non si può introdurre uno sciottino per ogni piatto? Te sei veramente un rufiano. Com'era il piatto, però, seriamente? Fantastico. A me è piaciuto molto il piccante e moltissimo questo. Il limone. Questa morire, è buona la salsina. Da morire la salsina. Il limoncino ti è piaciuto. E la frittura. Era un po' caldo l'olio, dai. Sì. Molto caldo. Sì, ma però la fortuna è che erano molto piccoli. Quindi, alla fine. Guarda che ti dico, guarda. Che mi dici? Che l'assaggio anch'io. È capitato, ragazzi? Uno in più. Sì. È buono, si sente la cicoria e anche si è andato avanti a livello estetico, però anche quella nota un po' bruciacchiata, caramellizzata, non sta neanche malissimo, soprattutto se ammortizzata dalla salsa, da quella meravigliosa cicoria fuori, buonissimo e oltretutto creativo. Votate, ragazzi. Sì. Ricordo che la prova era creatività, cicoria, l'acqua cotta di Deborah. Sono stati molto buoni, poi ti spiego perché. Votate Jacopo. Bravi, diversi voti, ma bravi, ancora altissimi e ancora pari. 14 pari. Perfetto. Bravi. Veramente bravi. Arrosto di tacchino. Sì. O rotolo di cioccolato. È una prova di presentazione. Quindi qual è il più bello da fare? Sicuramente il rotolo. Donna golosa. Il rotolo di cioccolato è il dolce base per una prova di presentazione. Allora, siete pari, siete bravi. Qua non mangiano, guardano. Quindi coccolate soltanto l'aspetto estetico del vostro rotolo di cioccolato. Perché è quello che conta, anche la disposizione, la pulizia, la scelta del piatto, tutto. 7 minuti, 29 pari, via! Una roba difficile. Sì.
ci provo. Che fai? Allora, faccio, diciamo, un tortino che, diciamo, come forma, secondo me, richiama anche il rotolo. Mm. Rotolo di cioccolato era il tema. Sì. Quindi riporti la forma della fetta. Esatto. Ok, gli fai quell'effetto dentro, sì, circolare. Sì. Come fai? Lo faccio con la... con la sacca poche e poi ci metto dentro la guarnizione con la sacca poche e poi dopo con un topping ci vado a ricreare la forma. Ma falla sul tagliere e poi lo metti sul piatto, fidati, brava. Così rimane tutto pulito, perché anche la pulizia del piatto conta. Vedi quella briciolina lì? Riccardo toglie un punto. Esatto. Bravo. Vero, sì. Jacopo? Che metti il piatto qui? Sì. Che però... fai tu? Io cerco di fare una piramide. Ah, tu ce l'hai già pronto. Beh, sì, però adesso vedrai. Non è così semplice. Cioè? Cerco una piramide di rotolo. Vai, vai, tu lavora mentre io ti cerco do noia. Di costruire questa piramide di rotolo. E... taglia, punta giù, sennò si rompe. Ecco, vai. E poi di guarnirlo con degli ingredienti che ricordano un po' la Sicilia, che è stato uno dei miei ultimi viaggi, diciamo. Con il tuo amore. Esatto. Quindi pasta di pistacchio, pistacchi, pistacchi e pistacchi? O mandorle. O mandorle. Seconda di quella là cos'è, una crema al caffè? Sì. Ah, buono. Okay. Questo qui non lo usi che si è rotto? Vai, 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 vai. No, non per me. Per qualcun altro. Perché c'è la Chiara che c'ha la febbre e magari mangia un pezzettino di dolce. Lo grazie. Vuoi? Guardalo, guardalo, guardalo come ai bambini quando dai una cosa a uno, l'altro che fa così. Non si può mai. Oh! Guarda, così, eri così, guarda, eri così. Ha allungato la mano da sotto. Quella faccia della privacy. Ma è giusto, è giusto. La faccia della privacy. Mentre c'è il boccone in bocca, mi dici se ti piace il rotolo o se è una roba già rivista, troppo da pasticceria, troppo da Natale. È molto da Natale. È molto da pasticceria, di quelle tra il tradizionale e il mondo delle torte moderne. Invece una cosa molto classica, soprattutto in Padania, è il salame di cioccolato, che in fondo è una sorta di rotolo, ma in realtà è un salamone, con mandorle, sì, biscotti. Un po' più facile da fare. Più facile, biscotti, liquore o distillato. C'è chi lo fa con il cacao e quindi si mette in freezer, oppure c'è chi lo fa con il cioccolato e le uova. Giusto. E allora c'ha più deperibilità, diciamo. È più un cioccolatone, quasi. Sì. Però ti piace, Ricky? Sai come piace a me il rotolo? Cioè, inteso come biscuit, ovvero un pan di Spagna basso, senza farina, cotto al forno. Poi quando è caldo si mette sopra un panno bagnato, così che non perda l'umidità e poi se la trattenga e si possa rotolare. Più che mangiato così, a me piace tagliato a fettine fini, di circa mezzo centimetro, e poi messo tipo come... fodera di una bacinella e dentro il gelato, lo zuccotto, cioè okay, come esterno dello zuccotto, sì, che è un po' retro, però è buono. Il risultato è buono. Ma guardi, ti dico che per quanto riguarda il rotolo, il salame, chiamalo come lo vuoi. No, rotolo, rotolo. Rotolo di cioccolato, devo dirti che sono parole che mi ricordano un po' i tempi del liceo, quando si facevano quelle prime serate a casa di la compagna di classe, i cui genitori erano usciti. E che rotolo c'era facevi, qualcuno, scusa, che portava sempre, no, come lo fa il rotolo, Lucia lo fa benissimo, solo lei. L'altro dolce era il tiramisù. Sono quei primi dolci che si fanno da ragazzi, da adolescenti. E allora io dico, vabbè, assaggiamo sto rotolo di cioccolato. Cioccolato. Ma la serata era già finita, era già finita. Immagino. Se ti fai anche più di un rotolo. Chiara? A me piace di castagne. In realtà fatto senza quella... biscuit, fatto con le castagne, cioè quello che va ad avvolgere è un impasto di castagne e cacao, morbidissimo, e all'interno c'è una crema di burro, cioè burro e zucchero lavorato dentro, e leggera, attorno tutta castagna. Porca miseria. Sì, è tosto. Guarda, guarda lo gnaffo. Lui lo mangerebbe. Ah, burro e zucchero, castagne. Ci manca animale. C'hai un Homer Simpson dentro di te. 2 minuti e 26. Ehi là. Sono dei cuoricini. Ehi là. Qua andiamo di fino, Fratello, impegnati, perché la ragazza di là gioca bene. È già successo il fattaccio. È già caduto. No, non si dì, no. No, mai, no, successo. Esatto. Tu pensa alla Torre di Pisa, che è mezza storta e la vanno tutti a vedere. Sì, adesso queste stelle filanti te la vai un po' a cercare, ecco, boom. Ti posso dare un consiglio? Già ce l'ho messo.
Ce l'ho messo commestibile, però. Quelle mani di Ruggiati come spezzano stuzzicadenti! È una cosa! Ma cosa c'ha nelle braccia quell'uomo, il titanio? Proprio sentito. Mamma mia, Simone, la fortitudine! Ecco, dai, un altro po', dai! Mettene un altro po'! È la prova di presentazione. Un omaggio alla Sicilia, però, Carino, sì. Se sul treno mi portassero quello, lo prenderei anche più spesso. 37 secondi. Non è che per forza devi... Ecco. Sono più carino, se no non mi sembra. Bravi, bravi, bravi. Con addirittura qualche secondo di anticipo. Mi sa che... Brigati, che se no ricasca. Lo giro dall'altra parte. Porta, porta. Attenzione. La pubblicità durerà pochissimo, perché sennò il dolce crolla. Torniamo subito. Bentornati in studio, amici di Cuochi in Fiamme. Oggi vi sarete divertiti, avrete preso anche un sacco di ricette, spero per voi, perché questi due bravi ragazzi, Deborah e Jacopo, si sono sfidati veramente al massimo. Hanno fatto dei piatti pazzeschi, sono 29 pari, praticamente quasi al massimo dei voti, solo per un ponticino. L'ultima prova, quella di presentazione a Cuochi in Fiamme, oggi chiedeva di presentare la loro versione del rotolo di cioccolato. Questo è quello di Deborah. Beh, allora, sicuramente hai scelto i colori per eccellenza, perché il rosso e il bianco da unire al cioccolato ti viene tanto in mente San Valentino, fa tanto amore con tutti questi cuoricini, però soprattutto è curato molto bene, tra l'altro un ottimo profumo. Quindi è bello, in realtà, se vuoi essere sincera, non mi fa tanto rotolo, però mi piace l'idea in realtà di fare la sorta di sezione all'interno, quindi visto da un altro punto di vista. Bellino. Devo dirti che hai fatto molto bene. Da notare questo nastro messo veramente con molta incollato perizia. Incollato addirittura, sì, non è sì, nemmeno il fiocchetto. Incollato, niente, bravissimo, che gli vuoi dire? Una niente. Bomboniera? Sì, molto carino, brava, complimenti. Sì, no, è un rotolo visto dall'alto, si vedono bene le sezioni, non è neanche facile lavorare sul pan di Spagna così, perché per i tagli con questa precisione le sbavature sono pochissime, c'è un bel flusso di colori, si vede tutta in trasparenza, ben messe le fragole. Che dire, prestazione di maniera. Sì. Ecco qua. Ecco qua. Si sta un po' adagiando su se stesso, ma perché era bello morbido il rotolo, non era proprio colpa di Jacopo. Però la gru di Vabbè, stiamo così. Allora, questo è un omaggio alla Sicilia, dentro c'è di tutto quello che può essere calorico. Allora, io sono una per i dolci calorici, per calorici e anche molto ricchi, però questo veramente mi sembra un po' troppo. Ma in realtà non è tanto quello, è che è disposto in un modo che se una fetta sarebbe stata normale, messa così sembra ancora di più. Sì. E quindi è proprio la presentazione in questo caso che non c'è. Troppa roba. Sì. Sì, e poi ti devo dire comunque... Però in Sicilia i dolci sono molto ridondanti, sì, molto sì. Carichi, Però questo è un ammasso proprio un po' informe, devo dirti, adesso con tutto l'affetto. Cioè, è proprio una cascata in tutti i sensi questo. Perfetto. Dedicato ai Maya questo? Sì, esatto. Alla faccia dei Maya, sì. Ecco, soprattutto se si fosse avverata la profezia. È una torre di Babele sgarupata. Che anche in questo c'è anche un po' di sud, no? E va bene il barocco e rococò, ma questo qui è un po' così e materico, direi, e insomma mi sarei aspettato di meglio, perché ha fatto prove di grandissima precisione e di grandissima estetica. Allora aspetta, prima di votare ti tiro su di un punto almeno. Io l'ho assaggiato prima durante la pubblicità, il rimasuglio. Buono e buono. Allora, tutto quello che ho detto su quel che sembrava, mi ritiro tutto, perché in realtà è più leggero di quanto non sembri.
ha un buon gusto. Però è la presentazione. Sì. Però bravo. Ragazzi, voti, voti, Debora. Il soldato Rai. Che ride sempre. Jacopo. Mannaggia il Frascati. Mannaggia il Frascati, non è servito. 14-9 per Debora, vince lei. 43-38. Bravo, bravo. Venite con me che vi presento quelli che vi hanno votato, giudicato e consegnato il kit. T'ha provato a col coso, con il Frascati non è servito. Ma se è servito è comodo, tutti i voti pieni. Ah, la vedevi dritta la torre dopo, eh? No, dopo la torre dopo, il Frascati la vedi comunque. Guarda come sta facendo. Allora, se Riccardo smaltisce il Frascati, domani alle 18.10 ricomincia Cuochi e Fiamme sulla 7 di come? Dorino. Dorino. Ok, a domani. Un po' di nerante creativo, ma però alla fine... Sono un po' bruciata, ma alla fine del risultato però si può guardare più due. Ma in caso di due. Sono stati bravi davvero. Solo che tu ci hai fatto l'autobus. Ma che c'è qua?